La cultura torna a vivere nella zona rossa dell'Aquila, il cuore della città, la parte più colpita dalla violenza del terremoto. E lo fa con la scienza e la mostra Semplice e Complesso, ideata e progettata dall'Ufficio Promozione e Sviluppo di Collaborazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche e realizzata grazie alla collaborazione con l'Università del Capoluogo Abruzzese. Attraverso divertenti esperimenti eseguiti con materiali di uso comune, la mostra avvicina il pubblico ad argomenti della ricerca scientifica come complessità e teoria del caos. A livello didattico, diciamo, la mostra utilizza attraverso il gioco la possibilità di suscitare l'interesse e la curiosità nelle persone. Questo, diciamo, è il messaggio principe, se vogliamo, quello che caratterizza l'atteggiamento scientifico. Granelli di sabbia, biglie su piani inclinati, vortici di fuoco e altri effetti aspettano i visitatori per un affascinante viaggio alla scoperta della scienza nella vita di tutti i giorni. Io qui ho un miscuglio di due materiali granulari diversi, sabbia vulcanica, sabbia dell'isola d'Elba e polenta. E guardate, sono mescolati, quindi in maniera disordinata, però guardate che succede quando io li faccio cadere fra queste due lastre di vetro. In teoria quello che dovrebbe essere un miscuglio disordinato si separa in maniera perfettamente regolare, perfettamente ordinata. I due materiali granulari precipitano, si separano oppure sedimentano in base alle loro proprietà, quindi a peso, densità e angolo di riposo. Quindi, continuando a versare questa sabbia e questa polenta fra questi due vetri e eventualmente spostando il punto da dove si cominciano a cadere, io posso creare tutta una serie di strutture molto suggestive che in un modo o nell'altro ci possono ricordare o ci danno un'idea di come si possono formare i terreni, come ad esempio il terreno sotto cui poggiamo i piedi. Allora ragazzi, questo è ferro fluido, al contrario di quello che vedete in giro per le strade in pezzi solidi, questo è un ferro fluido, una specie di olio con delle piccolissime microscopiche particelle di ferro. Naturalmente voi sapete che se avvicina una calamita al ferro si attirano, rimane attaccato. Sicuramente vista così la fisica è molto più interessante che sui libri di testo. Devo dire che con queste mostre si viene a toccare con mano quello che è veramente le leggi che regolano la natura che ci circonda, e quindi devo dire che è molto interessante. Ad accogliere il pubblico e a far loro da guida, gli studenti dell'Università Aquilana, trasformati per l'occasione in animatori scientifici. Allora, sono una studentessa di gestione degli ecosistemi terrestri e marini, faccio parte dell'Ateneo dell'Aquila e ho avuto la fortuna e il piacere di poter lavorare a questa mostra scientifica. Mi ha insegnato molto, mi ha insegnato a stare, diciamo, a contatto in maniera molto più stretta con persone di tutte le età, persone molto interessate che si divertono in ogni exhibit, e spero che le persone che continui l'affluenza, perché è bello riavvicinare i giovani al centro aquilano. Semplice e Complesso è infatti il primo evento culturale e scientifico organizzato in pieno centro storico, dove sono ancora tangibili le ferite del terremoto. La presenza della mostra in una zona così centrale della città ferita dal sisma del 2009, appunto così vicina a Piazza Duomo, ha avuto sì un valore culturale in un territorio con un background tecnico-scientifico, ma ha avuto soprattutto una valenza simbolica, poiché molte persone, sia cittadine, sia da fuori regione, ma anche appunto da fuori Italia, hanno avuto la possibilità di tornare in una strada e in una zona, appunto la cosiddetta zona rossa, chiusa in precedenza, di rivedere appunto alcune vie prima percorse quotidianamente, e di trovare appunto questo centro vitale, questo centro culturale, il primo evento che speriamo possa dare inizio a una serie di altre iniziative.